Prima di iniziare a fare business coaching con Antonio, acquistai un suo prodotto. L'acquistai perché l'avevo sentito in un'intervista su internet, mi aveva incuriosito il personaggio, mi aveva incuriosito il prodotto che nella fattispecie si chiama Mai Più in Crisi, e l'ho acquistato. In quel periodo avevo una certa confusione. Facevo bene il mio lavoro, ma non avevo la chiarezza specifica degli intenti e dell'obiettivo da qui a 2 o 3 anni che volevo ottenere. La confusione generava dentro di me un po' di frustrazione. Mi sentivo come una macchina su di giri, però abbastanza ferma. Quindi io facevo, lavoravo tanto, ma in realtà non producevo molto. Quindi ero un po' frustrato per quello e di conseguenza quando sei frustrato non ottieni i risultati che vuoi, aumenta anche un po' lo stress, aumenta il nervosismo. Ovviamente il mio stress e il mio nervosismo si rifletteva anche nella relazione con i miei agenti, oltre che sulla sfera personale. E quindi questo portava anche a una scarsità di risultati dovuto anche alla non capacità in quel periodo di comunicare chiaramente con i miei agenti, perché non avevano una guida decisa e chiara su dove andare in sostanza. Allora, sono Rudy Furiato, sono di Padova, ho 44 anni e lavoro da 18 per Pulitalia. Sono partito come venditore, attualmente ricopro il ruolo di area manager. Ho scelto Antonio perché mi è piaciuto molto il suo modo genuino e fresco di parlare, non era impostato, non si atteggiava a guru, ma è una persona come me, almeno io l'ho percepita così, con delle competenze specifiche che in quel momento mi potevano essere utili. La cosa principale che ho ottenuto è la chiarezza di quello che voglio da qui a 3 anni, della meta su cui voglio arrivare. E questo fa tutta la differenza perché se sai dove vuoi andare, sai anche che strumenti ti servono, sai anche come devi operare, sai anche che forze mettere in campo. Altra cosa straordinaria è mi ha alzato gli standard. L'idea di da lì a 2 anni fare 2 milioni, cioè per me è stato molto, mi ha aperto la strada, mi ha illuminato la strada per dire, per cui io so che devo lavorare in quella direzione. Quindi mi ha alzato anche gli standard questa cosa. Fino ad allora almeno mi sono confrontato con altri KPI che hanno tutti standard più o meno bassi rispetto a quando ho parlato con Antonio. Quando ho parlato con Antonio mi parlava di più 30, più 50, più 100% e diciamo che il suo modo di fare mi ha convinto che questo è possibile e di conseguenza ha fatto sì che io mi ponessi un obiettivo altamente ambizioso, ma a cui credo fortemente. Di fatturato, un obiettivo che non ha mai raggiunto nessun altro capoare in azienda, un obiettivo che tuttora io sono assolutamente convinto di poter realizzare. Se non sono 2 anni, saranno 3, ma io lì arrivo. E senza Antonio assolutamente non avrei avuto questa chiarezza e questa visione. Il beneficio che ho avuto principale è nella gestione dei miei agenti. Mi sento assolutamente più un manager con la M maiuscola, quindi in grado di gestire le risorse, in grado di fissare gli obiettivi, in grado di mettere le persone nella loro strada se perdono, come fa Antonio con me quando perdo un attimo il focus. Quindi il beneficio principale è proprio aver acquisito più leadership con loro. Loro se ne sono accorti, i risultati sono cambiati a tal punto che sono diventati eclatanti per l'azienda a questo punto. Sì, sono diventato un capoaria che porta più fatturato in azienda, ho un gruppo formato da 7 agenti con bassissimo turnover, di conseguenza significa che stanno bene, guadagnano, hanno una direzione, mi seguono. Le persone su cui sto lavorando, alcuni hanno anche crescita di 30-40% rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista personale, mi ha dato più sicurezza in me stesso. Ha fatto sì che la mia zona di comfort non fosse più quella di prima, ma fosse molto più larga. Con Antonio abbiamo lavorato principalmente sul capire qual era il mio vero obiettivo, non il mio obiettivo di superficie, ma l'obiettivo profondo. Dopodiché, sul tecnico abbiamo lavorato sulla strategia, quindi strategia di vendita, strategia di definizione degli obiettivi, strategia di definizione delle varie tappe della crescita. Abbiamo lavorato anche sulla gestione del personale, di conseguenza su come anche selezionare, quali sono le caratteristiche che deve necessariamente avere un venditore per ottenere dei risultati, e sono riuscito a
capire dei punti che prima non avevo mai preso in considerazione e che si sono rivelati vincenti, perché poi è questa la cosa più importante. E modifichiamo anche le strategie nel momento in cui non otteniamo il risultato che non consideriamo all'altezza delle aspettative. Abbiamo lavorato sulle sales letter, le lettere di vendita, quindi su proprio anche la strategia di approccio e di conoscenza del cliente, quelli che oggi chiamano lead generation, quindi di acquisizione di contatti. Abbiamo lavorato in sostanza su quello che è la creazione di un business e il suo sviluppo. Visto i risultati che ho ottenuto e visto che l'ho provato con la mia pelle, consiglio assolutamente di contattare Antonio e il suo team, di fare una chiacchierata con loro. Già questo gli permette sicuramente, come è successo a me, di capire che è la strada giusta per una crescita nel business. Chiaramente bisogna avere voglia di crescere, di mettersi in gioco, di far fatica, nel senso di sporcarsi le mani, perché non è che basta chiamare Antonio o il suo team e i risultati avvengono, assolutamente. Questo è il primo passo, poi seguire i consigli è il secondo, il terzo è metterli in pratica. Senza la pratica non si va da nessuna parte. Consiglio una cosa che io faccio poco e che dovrei migliorare, è di interfacciarsi di più e utilizzare di più questa risorsa anche nei momenti al di fuori della coaching di quel giorno. Quindi c'è un problema, hai bisogno di parlare con lui per una soluzione eccetera, contattalo immediatamente, perché comunque anche quella è una risorsa che lui mette a disposizione e che è assolutamente vincente.